Bene, eccoci qua. Allora, oggi andremo a parlare del book marketing, uno dei miei argomenti preferiti. Allora, dunque, il problema principale è che molti autori indipendenti pubblicano il loro primo libro e poi, dopodiché, scelgono una piattaforma o più piattaforme sul quale pubblicarlo, o diciamo autopubblicarlo, ok, nel caso di autori indipendenti, e dopodiché. Aspettano. Il problema è che poi le vendite non arrivano. Allora cominciano a dire: ma allora forse ho sbagliato tutto, non ci sono lettori, non ci sono più lettori in Italia, non c'è più nessuno che vuole leggere libri. Ah, è inutile che continui a scrivere perché tanto nessuno vuole leggere il mio libro. Il problema è che dobbiamo ragionare un po' come se fossimo un'azienda, no? Perché in fin dei conti il self-publishing è un business a tutti gli effetti. Dal primo momento che mettiamo il nostro libro in vendita e quindi imponiamo un prezzo su un certo tipo di prodotto, che è un prodotto letterario, ok? Dobbiamo metterci in testa che dobbiamo promuoverlo e quindi pensare a strategie di marketing, ok? Dunque, quali sono le strategie di marketing più utilizzate nel mondo dell'editoria indipendente? Allora, anzitutto ce ne sono tantissime, alcune funzionano di più, altre funzionano di meno. Troverai sempre qualcuno online che ti dirà: devi provare assolutamente questo nuovo tool, oppure questa nuova tecnica, questa nuova tattica, strategie, eccetera, eccetera. Funzionano benissimo, guarda che risultati che ho ottenuto. Poi magari quando lo provi tu non funziona, non ti dà i risultati sperati. Perché questo? Perché tenendo conto, diciamo, della buona fede di chi avrà, insomma, ti avrà dato quel tipo di consigli, il punto è che magari sono tattiche, potrebbero essere tattiche avanzate e quindi più per autori esperti, tu magari hai prodotto soltanto un libro o al massimo due e quindi ancora non sai bene come muoverti e rischi di non avere i risultati sperati. Oltre a questo, importa molto anche considerare che tipo di libro hai scritto? A che nicchia fa riferimento? Che genere letterario è? È un libro di fiction? È un libro di non fiction? Tutte cose da considerare, ok? Perché ognuno è un caso a sé e ogni libro è un caso a sé. Detto questo, allora vediamo un po' quali sono quindi le strategie di marketing più utilizzate. Anzitutto abbiamo il paid advertising, che significa le pubblicità a pagamento su internet. Mi riferisco in primis a Facebook Ads e Amazon Ads. Oltre a questi, esistono anche altri tipi di ads che puoi utilizzare, ad esempio Google Ads, gli Instagram Ads, YouTube Ads, non lo so, per esempio anche addirittura Spotify Ads, TikTok Ads, insomma. Ce ne sono tanti, ce ne vengono fuori ogni giorno. Quelli più utilizzati comunque rimangono Facebook Ads e Amazon Ads. Quindi il mio consiglio è di cominciare in questo caso a concentrarti su una piattaforma per le tue inserzioni, una alla volta. Ok, se cominci a mettere le mani a destra, a sinistra, aspetta, prova un po' i TikTok Ads, no, un attimo anche i Facebook Ads, no, aspetta anche gli Amazon Ads adesso. Fai tutto in contemporanea, sicuramente non riuscirai ad avere dei buoni risultati. Quindi, con calma, non c'è nessuna fretta, ok? Non devi diventare un bestseller domani, ok? Te lo auguro, ma prendila con calma. E concentrati su una piattaforma alla volta. Quando hai capito come funziona una piattaforma e hai raggiunto un buon successo, oppure non l'hai raggiunto, ma comunque sai come funziona, allora dopo puoi fare il passo successivo e provare a estendere le tue energie su altre piattaforme. Questo è il mio consiglio che ti do. Un altro consiglio per partire è: attenzione al budget. Il budget serve, ti serve stabilire un budget di partenza. Le inserzioni a pagamento sono senz'altro uno dei modi migliori per portare il tuo libro davanti agli occhi di quei potenziali lettori che potranno, insomma, essere interessati. Ok?
Quindi è molto importante stabilire un budget. Il budget iniziale a volte si può partire anche con molto poco, magari, non lo so, per esempio con gli Amazon Ads io consiglio 5 euro al giorno, con i Facebook Ads anche, ma puoi arrivare anche a meno. A volte puoi fare campagne dove spendi al massimo 1 euro al giorno. Ovviamente più paghi, più in teoria dovresti raggiungere più persone ed avere risultati maggiori se le tue campagne sono state ottimizzate. Per questo è importante non sparare subito con il bazooka, ok? E quindi piano piano cominciare a testare, ok? Quindi spendendo poco, diciamo appunto 5 euro al giorno, ok? E qui passiamo di fatti a un'altra considerazione fondamentale per il nostro approccio al book marketing, ok? Ed è il testing. Testing significa testare appunto le nostre inserzioni, le nostre strategie di marketing. Quindi non mi riferisco soltanto a quindi paid advertising, quindi a inserzioni a pagamento, ma in generale bisogna sempre controllare i dati, anche solo un minimo, anche se ti viene il mal di testa per i numeri che puoi incontrare, però piano piano vedere che cosa sta funzionando, vedere dove riesci a ottenere più click, vedere dove riesci a ottenere più conversioni, cioè più vendite, che cosa ti conviene di più, e lì focalizzare le tue energie, ok? Se vedi che per esempio un'inserzione non sta ottenendo molti click, è inutile continuare a farla girare, ok? Rischi di spendere soldi per niente. Oltre a questo, quindi, abbiamo per esempio i Facebook Ads, che trovo molto efficaci per andare a definire molto in dettaglio il nostro tipo di pubblico. Il fatto è che spesso noi abbiamo nella nostra testa il nostro libro e pensiamo che sia adatto più o meno a tutti. Se ciò potrebbe anche in un certo senso, dipende poi dal tipo di libro, potrebbe essere vero, in realtà il segreto è andare in fondo, andare nel dettaglio, andare a vedere esattamente che tipo di persone potrebbero essere interessate a questo libro e cercare di capirlo, cercare di testare tutto questo attraverso per esempio le inserzioni a pagamento. Grazie ai Facebook Ads possiamo andare abbastanza in dettaglio per capire per esempio se il nostro libro può interessare di più a un pubblico maschile piuttosto che a un pubblico femminile, a un pubblico un po' più avanti con l'età oppure un pubblico molto giovane. E finché non testi queste cose non potrai mai essere sicuro al 100% del tipo di pubblico che può essere difatti il tuo target. Per esempio nel mio caso io scrivo libri thriller e quindi davo per scontato che i miei libri sarebbero interessati di più a uomini. All'inizio pensavo così, anche perché i protagonisti erano maschili spesso, e questa insomma era la mia idea. Quando poi ho cominciato a testare queste cose, a cercare di definire il mio pubblico attraverso i Facebook Ads, mi sono accorto che invece il grosso insomma del mio pubblico, della mia audience, era rappresentato da donne tra i 35 e i 45-50 anni e con mia grande sorpresa. Una volta che ho capito tutto questo ho poi potuto insomma aggiustare il tiro e migliorare di fatti le mie campagne di advertising. Non solo questo ma anche la comunicazione con il mio pubblico. Difatti per esempio ho utilizzato largamente anche inserzioni dove mi rivolgevo direttamente a un pubblico femminile, e quindi usando espressioni che potessero più essere più incisive con quel tipo di pubblico e intercettarle meglio. Quindi i Facebook Ads sono molto importanti per questo tipo di considerazioni, insomma, che possiamo fare per il nostro, la nostra strategia in generale di marketing dei nostri libri. Ok? Se invece prendiamo in considerazione gli Amazon Ads, ci rendiamo conto che in generale le probabilità di conversione, cioè di vendita del nostro libro, saranno un po' più alte rispetto ai Facebook Ads, in linea di massima, ok? Poi ovviamente
ovviamente ci sono, dipende dal tipo di libro, ogni caso a sé. Questo perché? Perché gli Amazon Ads hanno il vantaggio di essere visualizzati all'interno di Amazon, che è in pratica un gigantesco centro commerciale online, ok? Definiamolo così. E quindi vai a intercettare persone che in quel momento sono online per una cosa precisa: acquistare. Vogliono acquistare un prodotto, nel tuo caso vogliono acquistare dei libri, ok? Non conoscono ancora il tuo libro, ma vogliono acquistare un libro e si trovano davanti il tuo libro. La stessa cosa purtroppo non può avvenire nelle altre piattaforme, ok? Non può avvenire su Facebook, su Instagram, eccetera, eccetera. Perché? Perché sono piattaforme che sono nate non per vendere prodotti, ma come forme di intrattenimento, di diciamo socializzazione per le persone e così via. E quindi le persone vanno lì per socializzare, per divertirsi, curiosare, ricercare informazioni, eccetera. È difficile difatti che vadano su tali piattaforme con l'intenzione di acquistare poi un prodotto. Questo cosa significa? Che in linea generale i Facebook Ads hanno dei livelli, hanno delle percentuali di conversione minori assai rispetto agli Amazon Ads. Con ciò però i Facebook Ads possono essere davvero uno strumento molto potente, non solo di fatti per vendere i nostri libri, ma anche per esempio per farci conoscere, per creare quella brand awareness, far vedere il nostro brand letterario, per esempio se abbiamo scritto una serie, ok? E quindi magari anche farci conoscere di fatti a più persone, far circolare il nostro nome e le nostre copertine a più persone possibili. Oltre a questo, i Facebook Ads sono molto importanti anche per essere utilizzati come porta d'ingresso per la nostra mailing list. È più facile trovare persone interessate a iscriversi alla nostra mailing list, ad esempio usando i Facebook Ads. Parleremo poi delle mailing list successivamente. Per quanto riguarda gli Amazon Ads, noto che anche lì i risultati dipende molto, possono variare. Se per esempio hai scritto solo un libro e ce l'hai a full price, quindi a prezzo pieno, sarà un po' più difficile riuscire ad avere un livello di conversione molto alto. Stessa cosa ovviamente anche con i Facebook Ads. Quello che consiglio io, quando parti a fare queste campagne promozionali sia con i Facebook Ads che con gli Amazon Ads, proprio per vendere i libri, metti il libro magari in sconto. Se vuoi fare dei buoni test, mettili in sconto per esempio a, non lo so, 99 centesimi se si tratta di ebook, in modo da avere più possibilità di intercettare dei lettori che possano poi effettivamente acquistarlo, ok? Se effettui dei test con un libro a prezzo pieno sarà molto più difficile, ci vorrà molto più tempo. Detto questo, per la fase di testing è molto importante creare più campagne in contemporanea, ok? Questo vale sia per gli Amazon Ads, sia per i Facebook Ads, Instagram Ads, tutto quello che ti pare. Il concetto è sempre lo stesso: tu crei una campagna che è esattamente uguale, cioè due campagne esattamente uguali, ma si differenziano per un solo elemento. Questo elemento potrebbe essere, nel caso dei Facebook Ads, ad esempio, un'immagine diversa o un video diverso, oppure potrebbe essere in questo caso anche un testo, un copy in gergo, diverso, ok? Tutto il resto è esattamente uguale, il budget è uguale, il pubblico è uguale, per esempio la durata è la stessa, ok? In questo modo puoi andare a vedere direttamente quali funzionano, che cos'è che ha funzionato bene in una campagna rispetto a un'altra. Ha funzionato meglio il pulsante scopri di più o il pulsante acquista ora? Ha funzionato meglio quel tipo di pubblico femminile oppure il pubblico maschile? Sono tutte cose a cui puoi arrivare attraverso il testing. Ti ricordo che il testing è una fase che può durare anche diverso tempo, quindi può durare magari anche un mese, può durare anche più di un mese. Ok, non aspettarti di ottenere dei test sicuri al 100% e affidabili nel giro di 3-4 giorni. Ok?
Detto questo, quando poi hai trovato la combinazione giusta, allora lì puoi chiudere effettivamente tutte le altre inserzioni che non servono e concentrarti su quelle che funzionano e aumentare il budget in quel caso, perché puoi andare sul sicuro grazie a questi test. Quindi attenzione, ricordiamoci bene l'importanza dei test. Non andiamo alla cieca, non facciamo un'inserzione sola con un budget a 50 euro al giorno, perché è la ricetta perfetta per il disastro e per bruciare il nostro budget immediatamente. La stessa cosa difatti vale anche per gli Amazon Ads. Anche lì abbiamo tanti tipi di campagne diverse, abbiamo per esempio le campagne automatiche, le campagne manuali per categoria, le campagne manuali per keyword o parole chiave, le campagne manuali per prodotti singoli, ultimamente anche i brand ads, tutte cose che possiamo andare a testare grazie al nostro libro. Ok? Quindi con calma, concentriamoci molto bene su queste cose. Teniamo oltre ciò in conto anche che tipo di risultati aspettarci. Quindi attenzione che anche quando riusciamo ad ottenere un certo livello di successo, i profitti in questo campo non è che possiamo aspettarci che vadano solitamente alle stelle, soprattutto con un libro singolo. Quindi non aspettiamoci di ottenere magari un tasso di conversione del 90%, quindi su 100 persone che hanno cliccato sulla nostra inserzione, 90 persone andranno a comprarlo. È molto molto difficile ottenere, praticamente impossibile ottenere quel tipo di conversioni. Ok, per esempio con gli Amazon Ads è già tanto se riesci ad arrivare a un 10% di conversione, quindi una persona ogni 10 può acquistarti il libro. Ok, già devi essere molto bravo per ottenere quel tipo di risultati. Oltre a questo dobbiamo tenere in conto anche il tasso di click o il CTR. Questo vale sia ovviamente per i Facebook Ads che per gli Amazon Ads, e quindi per esempio per gli Amazon Ads un CTR che già è decente è intorno allo 0,1%. Ok, quindi vuol dire che in pratica ogni 1000 persone, ogni 1000 persone che vedono la tua inserzione, una persona va poi a cliccare. Ok? Quindi sono numeri piccoli, ma in realtà quando poi raggiungi migliaia e migliaia di persone, questi numeri poi ovviamente diventano grandi, diventano importanti, ok? Quindi non spaventiamoci di fronte a tali percentuali, ok? Bene, detto questo, trovi poi nel link in descrizione anche il mio corso sugli Amazon Ads e anche il mio mini corso per i Facebook Ads, se ti può interessare. Adesso lasciamo perdere per un momento, insomma, la pubblicità a pagamento. Che altro possiamo avere a nostra disposizione per promuovere il nostro libro, farlo conoscere a più persone possibili? Ok? Ti dico, è importante mettersi in testa che il marketing non significa essere dei venditori porta a porta che vanno a disturbare le persone, ok, con prodotti che non vogliono acquistare e cercare di fregarle solo per ottenere dei soldi. Il vero marketing, il marketing genuino, onesto, serve semplicemente per portare il prodotto giusto, un libro, davanti agli occhi delle persone giuste, le persone che lo vogliono leggere, lo vogliono acquistare, hanno voglia di trovare quel tipo di prodotti. Ok? In quel senso il marketing è semplicemente un modo per mettere in connessione il produttore, o nel nostro caso quindi lo scrittore, con il consumatore finale, oppure appunto il lettore. Tutto qua, questo è il marketing. Ok? Quindi non è una cosa assolutamente brutta di cui vergognarsi. Allora, che altre strategie di marketing possiamo impiegare? Anzitutto il mail marketing. Il mail marketing è molto importante, e quindi mi riferisco alla costruzione di una mailing list. Io per esempio uso SendFox, puoi trovare il link in descrizione, e al contempo uso anche MailChimp.
li ho provati un po' tutti e due. Ne esistono anche tanti altri, esiste Sendinblue, esiste MailerLite, esiste ConvertKit, insomma ce ne sono tantissimi. Puoi vedere, moltissimi sono in inglese, quindi piano piano bisogna darsi da fare e cercare di impararli. Però comunque sia, è possibile. E costruirsi una mailing list, e quindi una lista virtuale di lettori e di potenziali fan che possono poi acquistare in futuro i nostri libri, è molto molto importante. Perché? Perché ci dà il controllo totale della comunicazione con queste persone, una comunicazione, un canale di comunicazione diretto con queste persone, senza dipendere dagli algoritmi di Facebook, senza dipendere da Amazon o Instagram o qualunque altra piattaforma. Noi possiamo mandare mail direttamente ai nostri fan, ai nostri lettori, ok? Ora, il problema del mail marketing è che comunque è una strategia a lungo termine. Se il paid advertising, quindi le inserzioni a pagamento, possono in certi casi consistere in una strategia a breve termine, per esempio mi viene in mente durante il lancio di un libro, quindi magari la prima settimana vuoi appunto concentrare di più il tuo budget e le tue energie con le inserzioni a pagamento per ottenere più velocemente delle vendite, ok? E quindi spingere di più il tuo titolo in alto nelle classifiche, ad esempio su Amazon o su Kobo o su altre piattaforme. Il mail marketing invece è una strategia a lungo termine, quindi piano piano andiamo a sviluppare la nostra mailing list e quindi a entrare in contatto con i nostri potenziali fan. È molto molto importante, dobbiamo avere pazienza, ok? Partiremo con numeri piccoli, partiremo con una persona, 5 persone, 10 persone, ok? Piano piano, quando arriviamo a 100 persone, poi arriviamo a 300, 500, 1000, eccetera eccetera. Quando ne abbiamo tanti, i risultati poi si rifletteranno positivamente anche appunto sulle vendite dei nostri libri, perché a quel punto, quando lanci un libro e hai 1000 persone che non vedono l'ora di acquistarlo, ti basta un click per inviare un'email a tutte queste persone contemporaneamente e dargli il link al tuo libro e permettergli di comprarlo, perché è quello che vogliono, è quello che stanno aspettando, ok? Quindi è uno strumento veramente essenziale, molto molto potente. Oltre a questo, se tu per esempio oggi hai, non lo so, distribuito il tuo libro soltanto su Amazon, poi per una serie di motivi ti hanno chiuso l'account su Amazon e quindi ti ritrovi costretto magari a promuoverlo su altri siti, quando c'è una mailing list ti basta inviare un'email e dire: ecco, guardate, adesso il mio libro potete trovarlo a questo link su un'altra piattaforma se lo volete acquistare. Ed è subito così che puoi comunicare appunto con loro, ok? Perché comunque sono persone con cui hai un contatto diretto. Oltre a questo, un grosso potenziale del mail marketing è che puoi cominciare a vendere direttamente il tuo libro. Mi riferisco ad esempio all'uso di PayHip, sul quale ho realizzato anche un video sul mio canale di Scrivo Facile, il mio canale YouTube, e quindi puoi vendere direttamente a queste persone, magari con uno sconto. Ok, e quindi sono tutte opzioni molto molto interessanti. Il panorama online può cambiare, possono cambiare gli algoritmi, un sito di distribuzione può chiudere, non si sa quello che può succedere, ma tu rimani sempre in controllo del tuo canale di comunicazione diretto con i tuoi lettori. Ovunque tu vai, loro ti possono seguire agevolmente in questo modo. Ok, quindi attenzione, creiamoci una newsletter con questi strumenti, quindi ad esempio SendFox, eccetera eccetera, e cominciamo piano piano, magari grazie ai Facebook Ads, a farci conoscere a queste persone e poi magari dargli qualcosa in cambio della loro registrazione alla nostra newsletter. È inutile andare in giro per il web a dire: vuoi iscriverti alla mia newsletter? Perché? Tu chi sei? Che cosa ci guadagno io? Perché ti devo dare il mio indirizzo email privato a te che non so che cosa ne vuoi fare? E quindi è essenziale, oltre a crearsi appunto tutto l'apparato che sta dietro, no? alla creazione di una newsletter e di una mailing list, in conseguenza, è essenziale anche creare un prodotto a parte, quindi che non è il tuo libro, un prodotto a parte che sia gratuito.
Ok, si chiama in gergo reader magnet, ok? Quindi una calamita dei lettori che serve per attirarli. Questo è un prodotto gratuito. Se lo vuoi, ti devi iscrivere alla mia newsletter. Quando ti iscrivi alla mia newsletter, tu lo ricevi e lo puoi scaricare gratuitamente. Quindi sto parlando di un prodotto digitale, in modo che sia facile, sia lì, lo fai una volta sola e dopodiché la gente se lo può scaricare come vuole. Che tipi di prodotto possiamo utilizzare come reader magnet? Per esempio, possiamo utilizzare, se non hai nulla, un'anteprima del tuo libro, magari un 10% del tuo libro. Ok, le prime pagine, il primo capitolo, non lo so, per incentivarli poi se li interessa ad acquistare il libro. Oltre a questo potrebbe essere anche un altro libro, un libro completo in versione ebook, per queste persone, un libro che magari è collegato all'altro libro che poi gli andrai a vendere, no? Quindi potrebbe essere un prequel, potrebbe essere uno spin-off, quello che ti pare, ok? Oppure potrebbe essere anche un audiolibro, visto che ultimamente gli audiolibri stanno avendo un successo sempre maggiore, possiamo anche creare una versione in audiolibro, magari, e offrirla gratuitamente. Per esempio, potrebbe anche essere, ora che ci penso, una storia breve, un raccontino, anche solo 10 pagine, un PDF e la gente se lo può scaricare. Alla fine, scrivere 10 pagine di un raccontino non è che ci voglia poi tanto per noi scrittori. Bene, passiamo adesso alla terza strategia più importante per promuovere i nostri libri. Ovviamente premetto che appunto ce ne sono tante altre di strategie che possiamo utilizzare, ma la terza che voglio consigliarti è il content marketing. Che cosa significa content marketing? Significa condividere online contenuti gratuiti che possono essere appunto interessanti oppure anche divertenti, informativi per i nostri potenziali lettori. Si tratta di una strategia di marketing che io consiglio specialmente per chi si occupa di non fiction, ma comunque è possibile anche applicarla in qualche modo, dipende poi da caso a caso, anche alla fiction. All'interno del content marketing possiamo trovare ad esempio il blogging, quindi scrivere un blog. Oppure possiamo trovare anche il podcasting, quindi avere un podcast. Oppure anche avere magari un canale YouTube e condividere dei video. Sono tutte strategie che fanno parte del content marketing, ok? Quindi è molto molto importante produrre, come dicevo, contenuti il più possibile mirati ai nostri lettori. Se noi, per esempio, scriviamo un libro di psicologia, ok? E poi andiamo a creare tutta una sovrastruttura di content marketing che fa riferimento per esempio alla fotografia solo perché ci piace fare le foto, ok? Rischiamo di produrre un sacco di contenuti che non siano assolutamente interessanti per chi ci segue, ok? Quindi attenzione, se magari non lo so, andiamo a scrivere libri appunto di psicologia, cerchiamo di scrivere magari articoli su un blog che riguardino la psicologia e poi magari in fondo all'articolo mettere il link al nostro libro. Stessa cosa di che per il podcasting oppure i video, eccetera, eccetera. Ok, quindi questa è la prima regola fondamentale, la rilevanza dei nostri contenuti. Regola numero due è la regolarità con la quale produciamo questi contenuti. Se produciamo i nostri episodi del podcast o i nostri video, magari una volta ogni 2 mesi, la gente si dimenticherà di noi. Ma non solo, anche per esempio gli algoritmi di YouTube o magari quelli di Facebook faranno in modo di limitare le visualizzazioni del nostro nuovo post, del nostro nuovo video o del nostro nuovo podcast, eccetera, eccetera, perché vedono che provengono da una sorgente. Il nostro profilo, il nostro account personale che non produce molto regolarmente e quindi gli algoritmi pensano in automatico che potrebbero non essere interessanti o rilevanti, insomma, per la loro audience, il loro pubblico. Quindi attenzione, produciamo regolarmente i nostri contenuti gratuiti, ok? Magari una volta alla settimana, se possibile. In alcuni casi, per esempio, vedi Marco Montemagno anche tutti i giorni. Questo non è
Facile, certamente, però dipende, è senz'altro possibile a livello teorico. Passiamo invece magari alla fiction. Chi si occupa di fiction, come può fare, per il content marketing? Dunque, allora, per esempio, dipende che cosa hai scritto. Se magari hai scritto, non lo so, un libro thriller, che alla Dan Brown, che si svolge, in varie parti del mondo, potresti, parlare, per esempio, nel tuo blog, dei viaggi che hai fatto o prendere magari, delle location che hai utilizzato, per il tuo libro. È una cosa che, per esempio, fa Joanna Penn. Oppure, per esempio, se hai scritto, non so, un cozy mystery, quindi un giallo leggero, ambientato, non so, ai giorni nostri, e c'è la protagonista che è una pasticcera, non lo so, che indaga su delle morti misteriose, ok, nella sua cittadina. Ok, è una pasticcera, quindi all'interno del libro magari hai voluto infilare anche qua e là varie ricette, no, di dolci. Allora, perché magari non creare un blog, con degli articoli che parlino di altre ricette, ricette extra, ok? Quindi in modo da attirare persone che sono attirate più o meno a contenuti che poi ritroveranno anche nei tuoi libri. Ok, quindi cerchiamo di aprire la mente e vedere che cosa possiamo produrre. Ovviamente non è facile, c'è molta anche competizione là fuori, soprattutto per i blog. Ok, non è facile riuscire ad apparire ai primi posti, tra i risultati che appaiono su Google, ma comunque piano piano, avendo un sacco di visualizzazioni, condividendo sui social, eccetera eccetera, è possibile, ottimizzando il tutto e concentrandoci anche sulle parole chiave che andiamo poi a inserire all'interno dei nostri articoli, per esempio, è possibile aumentare la nostra visibilità. Ok, tra l'altro il podcasting e anche i video, insomma, no, il videomaking sono un ottimo strumento anche per favorire le interazioni e avvicinarci ancora di più, insomma, ai nostri fan, al nostro potenziale pubblico, perché ci vedono in faccia oppure sentono la nostra voce e in questo modo entrano in contatto con il nostro lato umano. Ok? Non è semplicemente un blog dove ci sono soltanto parole scritte. Ovviamente non è facile il content marketing, si tratta di una strategia di marketing molto potente, ma a lungo termine, ok? E ripeto, è più che altro indicata per autori di non fiction soprattutto, ma comunque sia, vale la pena tenerla in considerazione. Ok, detto questo, spero di esserti stato utile, di averti dato un po' di spunti per il book marketing. Niente, mi trovi su scrivofacile.com e se hai bisogno di altri consigli, puoi cliccare sul link qui sotto e dare un'occhiata al libro che ho scritto, Self-Publishing Marketing per Scrittori 2.0, dove troverai queste e tante tante altre idee per promuovere il tuo libro. Ciao e buona scrittura!